Consiglio regionale burrascoso, quello di questa mattina a Pescara. La seduta infatti è stata interrotta dai lavoratori del CIAPI, la Fondazione per l'Alta Formazione e l'Addestramento Professionale, a cui il governo abruzzese ha deciso di staccare la spina. Questa maggioranza ha deciso di liquidare un ente con 52 anni di storia, il fiore all'occhiello della regione Abruzzo, perché non dobbiamo mai dimenticarci che il CIAPI è di proprietà della regione Abruzzo, o meglio, è dello Stato italiano, che ha passato funzioni e proprietà alla regione Abruzzo, che ha fatto formazione per 40.000 abruzzesi con delle esperienze anche fuori regione, addirittura anche in America Latina, come se stessero chiudendo un circolo bocciofilo di un paesino dell'Alto Molise, per dire, hanno deciso di chiudere questo ente, che è una cosa veramente fuori. Secondo me ci saranno delle responsabilità per chi ha alzato la mano o per chi ha consentito. Però purtroppo oggi siamo in questa situazione. Ma ciò che tiene banco in questi giorni è la decisione del capogruppo Pietro Quaresimale di abbandonare la Lega. Mentre i membri del Carroccio hanno ricevuto indicazione di non rispondere alla stampa, in seguito al terremoto in seno alla maggioranza l'opposizione va all'attacco. Con le dimissioni di Quaresimale si rileva una grande frattura all'interno della maggioranza di centrodestra. Ricordiamo che si è dimesso il capogruppo del più grande gruppo regionale di questa legislatura, parliamo di 10 consiglieri della Lega, il capogruppo il più votato a livello regionale, ovviamente della circoscrizione di Teramo, che si dimette, e si dimette dicendo che c'è una grande scollatura con la giunta regionale, non c'è un lavoro costante, positivo, determinato della giunta regionale sui territori. In maniera particolare viene penalizzato il territorio teramano. Le dimissioni di Quaresimale dalla Lega e dal gruppo della Lega sono evidenti e testimoniano questo malessere diffuso della maggioranza, ma soprattutto dei territori. Argomento del Consiglio anche la questione sanità. Erano presenti infatti gli operatori sociosanitari della ASL di Chieti per chiedere maggiori tutele. Sono persone che negli anni hanno lavorato attraverso le cooperative, sono persone che secondo me hanno gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti a livello di quella che è la struttura pubblica, però questo realmente non avviene. Un problema annoso, un problema che va avanti da oltre 15 anni e un problema che deve trovare una soluzione. Sicuramente la soluzione è la procedura concorsuale, ma bisogna tutelarli. Non possiamo fare in modo che dopo tantissimi anni queste persone restino fuori.